Benvenuti a tutti a Parliamo di Manga. Oggi presentiamo Poison City, che è un fumetto di Tetsuya Tsutsui, di cui abbiamo già fatto vedere Noise e Man All, ma di cui probabilmente il più famoso, più fumetto più famoso è Prophecy. Tetsuya Tsutsui, questo è un manga del 2015, però è tornato da noi, cioè questo è uscito di recente, nel 2021. Con questo bel cofanetto, sono usciti praticamente quasi tutti in cofanetti, insomma, se uno voleva prenderli, perché appunto ha partecipato a Lucca Comics qualche anno fa. E niente, 15 euro, 7,50 euro l'uno. Questo lui fa sempre tutte queste miniserie un po' sul thriller, sì, un po' mondo un po' distopico, sempre queste cose portate un po' agli estremi, anche un po' critico appunto nei confronti di certe tendenze della società. Questo qui è il fumetto più un pochino più autobiografico, perché parla di un mangaka. Parla di un mangaka che nella Tokyo diciamo del 2019, in una Tokyo in cui ci sono state le Olimpiadi, poi lui non sapeva nel 2015 che sarebbero state spostate. Comunque, in una Tokyo che aveva visto, cioè in cui dovevano arrivare le Olimpiadi, il clima intorno alle opere giapponesi si era fatto di improvvisa repressione e censura. Perché appunto tutto il mondo, gli occhi di tutto il mondo erano sul Giappone, e quindi cose come la pornografia infantile, l'eccessiva violenza erano state prese di mira. E niente, ora mi viene in mente che ho letto da poco di un articolo di Walter Veltroni che parla appunto del successo, del grande successo del manga in Italia, che sembra sia appunto sia scoppiato ultimamente, e che parla appunto di questi manga giapponesi che sono, come dire, intrisi di violenza, che appunto non si capisce, ma cioè, intrisi di violenza, qualcuno magari sì, ma molti altri no. Comunque c'è un po' questo cliché che nei manga ci sia la violenza, ci siano situazioni succinte. Noi sappiamo bene che non è sempre così, e che comunque anche quando è così, magari c'è anche qualcosa sotto, non soltanto la parte della violenza e della pornografia. Comunque. E lui parla proprio di questo, cioè della libertà d'espressione del mangaka. In questo clima appunto di censura, e praticamente ho anche qui questi bellissimi fumetti, raccolti di fumetti americani, perché lui parla proprio, fa una digressione sulla censura americana. Praticamente negli anni 50 in America uscivano queste pubblicazioni su, ora questa è The Hunt of Fear, ma c'è anche Weird Fantasy, Crime Suspense Story, ma nel senso ce ne sono tantissime. Noi abbiamo queste, le abbiamo riprese, sono fumetti anni 50, che a un certo punto furono, infatti qui lui li riprende, se riuscite a vedere, ci sono tutti i titoli, The Creepy Stories, tutti i fumetti di alto livello, che però erano fumetti di un certo tipo, fumetti di horror più che altro, fumetti appunto fantasy, di fantascienza, crime, fumetti in cui magari si vedeva tanto sangue, omicidi, oppure appunto scene horror. E a un certo punto venne approvato questo Comics Code, venne fuori questa authority, sulla scia di questa pubblicazione di questa Seduction of the Innocent di Frederick Wertham, uno psicologo che in pratica, diciamo, diede inizio a questa onda moralizzante, e tutti questi fumetti vennero, ora qui addirittura racconta che vennero bruciati, che un sacco di ragazzi vennero indottrinati e addirittura vennero proprio bruciati, e venne appunto apposto questo bollino del comics,
Code, addirittura noi l'abbiamo ritrovato in WAC dove si, insomma, dove si parlava dei paperi. Scusate, ci ha lasciato la batteria. No, stavo parlando appunto dei fumetti dei paperi di Karl Barks, che addirittura quelli furono in qualche modo censurati, cioè, più, sì, censurati, o comunque si racconta di storie che venivano cambiate perché per avere questo bollino bisognava rientrare in determinati canoni. E Tsutsui parte probabilmente da questa premessa per immaginare un futuro Giappone in cui c'è questo tipo di censura. Ed è molto carino perché lui intervalla la storia, diciamo, reale del mangaka che cerca di farsi pubblicare questa opera. Questa opera che si chiama Dark Walker, che è una specie di opera di zombie, ma in realtà non sono zombie, però è sempre una specie di virus che rende le persone cannibali, con appunto dei pezzi proprio di questo manga, tipo questo, che sono chiaramente truculenti, cioè dove c'è tanto sangue, ci sono combattimenti, ci sono come dire, omicidi, cadaveri, persone che mangiano altre persone, che chiaramente, cioè, come dire, cose per stomaci forti. È tipo questo, no? Non sono zombie, ma insomma. Che però alla fine, in realtà, come succede spesso nei manga giapponesi, questa parte così cruda, poi in realtà contiene delle tematiche che sono profonde spesso, no? Profonde cose o comunque delle trame coinvolgenti che magari non sono il semplice racconto di zombie che mangiano tutti e poi con una bomba si ristabilisce l'ordine della serie film hollywoodiano, no? Però appunto si racconta della lotta che lui fa prima col suo editor, che è una figura importante per il mangaka, perché è quello che sostanzialmente gli sta dietro, gli faccio vedere un po' di disegni, gli sta dietro, gli consiglia un po' come fare, quello che ci deve mettere, non ci deve mettere, come si deve sviluppare la storia perché venda bene. E praticamente ogni volta che si vedono gli dice: guarda, qui dovresti togliere questo, ma non si può togliere tutte le scene di sangue. Lui dice: ma come? Praticamente è un fumetto che parla di cannibalismo, come si fa a togliere il sangue, come si fa a togliere gli omicidi? E questa sua, diciamo, sorpresa di come il mondo sia cambiato in così poco tempo, lo porta rapidamente perché lui invece vorrebbe essere fedele alla sua idea, anche perché finalmente sarebbe stato pubblicato da una rivista dopo, insomma, una gavetta, come succede a tanti mangaka. Insomma, non vi dico come va a finire, però poi si ritrova invischiato in tutta questa censura moraleggiante, dove addirittura ci sono persone che fanno processi a questo, è una specie di questo Wertmann, o Wertan, come si chiama, statunitense, questo è quello giapponese che è il moralista di turno. E niente, e quindi niente, diciamo, è un'opera molto interessante, soprattutto perché la parte sul fumetto, sulla censura del fumetto americana alla fine è vera. Ora non so se davvero hanno fatto i roghi, però da quella parte è vera. Addirittura questo bollino del Comics Code è arrivato agli anni 2000 e poi dopo piano piano è stato un po' abbandonato, però insomma vuol dire che è resistito tanto. E insomma ci fa riflettere appunto alla fine sulla non arte, cioè sul fumetto. Quindi diciamo, non è una lettura, come dire, divertente o leggera, è una lettura abbastanza impegnata. E
niente, un po' dalla parte degli autori di manga, quindi insomma è anche un po' diverso rispetto ai suoi fumetti, perché di solito lui crea degli intrecci, proprio dei thriller, invece questo, diciamo un po' la discesa nell'oscurità di questo manga che non capisce, cioè che alla fine sembra l'unico rimasto, questo è il comic code. L'unico rimasto normale, diciamo, una società di gente che vorrebbe solo storie con i fiorellini e gli unicorni, probabilmente. Addirittura ci sono scene in cui non va bene che il protagonista si veda una sigaretta, perché potrebbe incentivare i giovani al fumo, cioè cose, però effettivamente considerando che una cosa del genere è già successa. Con queste riviste che ve le faccio vedere velocemente, sono fantastiche, cioè sono chiaramente vecchio stile, però sono belle, se non le conoscete potete recuperarle. E cioè, se cose del genere sono state osteggiate così fortemente in passato, questa cosa potrebbe ripresentarsi tranquillamente anche in futuro se non si crea un'opinione, diciamo, pubblica come dire, di protezione nei confronti dell'idea, dell'opera, dell'autore che è il mangaka, ma può essere anche qualsiasi altro autore che insomma che ha libertà d'espressione, non per forza. Ora si parla tanto di Squid Game, lo cito perché ho visto una petizione in cui si dice di firmare per far togliere la serie da Netflix perché la vedano i bambini. Cioè non si pensa, io ho dei bambini, no? Non si pensa di non far vedere ai bambini la serie, si pensa di levare la serie dalla piattaforma. Cioè cose, co cioè veramente si sta, questo lui l'ha scritto nel 2015, però, e ora siamo nel 2021, ma veramente bisogna stare attenti e tenere sempre la guardia alzata. Per cui insomma questo ve lo consiglio a tutti. Alla prossima!